Stai alla grande. Intendi, visto la merda che abbiamo passato? Beh, se contiamo anche quella, stai magnificamente. Qualche novità dalle Mox? Eventi? Idee? Non saprei. Non le vedo molto. Come mai? Sai come sono fatte. A volte mi fanno incazzare. Allora, che si dice al Clouds? Qualche novità? Niente di interessante. Le cose sono cambiate. Tutti cercano di adattarsi. E anch'io. Non mi pare esattamente tutto ok. Non vuol dire che non lo sia. C'è qualcosa che ti preoccupa? No. Judy. Possiamo non parlare del Clouds, delle Mox, della Rasaka, della Militech e di come il mondo stia andando a puttane, per favore? È solo che per oggi preferirei non pensare a nulla di deprimente. Allora, sei pronta a dirmi che cosa ci facciamo qui? Beh, ultimamente ho lavorato su parecchi Virtu e ho trovato il modo di girare le esperienze di due attori allo stesso tempo. Ho pensato di provarlo con te. Se sei d'accordo, naturalmente. Cosa devo fare? Amica mia, devi girare un Virtu con me. Tutto qui. Non ti preoccupare, una cosa alla volta. Questo potrebbe essere il mio capolavoro assoluto. Ma come fai a unire insieme due tracce neurali diverse? Beh, all'inizio ho provato a creare un unico profilo sensoriale partendo da due flussi dati. Ma non ha funzionato. Devono essersi sovrapposti. Interferenze, rumore. Sì, l'effetto complessivo ricordava un brutto trip. Però dopo un paio di tentativi sono riuscita a isolare delle sensazioni specifiche. Quindi li carichi su tracce neurali separate. Niente mostri e fantasmi. Non male. Sembra che potremmo farlo dovunque. Perché siamo venuti fin qui? Cos'è questo posto? Il capanno era di una persona che conoscevo. Adesso è vuoto. Ogni tanto mi prendo la libertà di venirci. E quindi dobbiamo girare qui? No, gireremo tutto sott'acqua. Assolutamente no. Pessima idea. Dille di trovare qualcun altro. Che ne dici? Ci stai? Che cosa c'è che non va? Non lo so, non mi piace l'idea, tutto qui. È che quando penso al buio, alla profondità, le palme delle mani, che nemmeno ho, iniziano a sudare lo stesso, anche se non possono. Se vuoi, puoi rimanertene a riva. Cazzo, sì che ci sto. Fantastico! Allora, andiamo. L'attrezzatura è nel furgone. Ok, infila quel culetto nella muta. Vediamo di mettertelo. Scroller, ti spiace avvicinarti? L'acqua è tossica, non è un problema? Per questo ci mettiamo la muta. Non mi hai neanche chiesto se so nuotare. Non hai paura che affonderò come un sacco di patate? Un sacco di patate? Dai, non sottovalutarti. Fai davvero un figurone con quella muta. Dovresti vedermi con l'uniforme della Maxtac. Wow, vuoi dire che ne hai una? Puoi dirlo forte. L'ho vinta una scommessa. È ancora nel mio armadio in attesa della situazione giusta. La prendo come una promessa. Forza, andiamo. Acqua gelida, arrivo. Ok, siamo pronte.
Va avanti tu. Resta dietro di me e non scendere troppo in fretta. Dove siamo dirette esattamente? Circa a metà dal punto più profondo. Sarà buio pesto, ma le correnti sono leggere. Sarà sicuro. Vuoi le coordinate precise? No, a che serve? Resterò vicina a te. Okidoki. Per te i Virtu non sono soltanto un modo di guadagnare Eddie, vero? Beh, certo. Pensaci. Un dipinto, una canzone. Sono fatti per suscitare emozioni. Sì, di solito è così che funziona un'opera creativa. Esatto, l'arte racchiude e fa scattare le emozioni. Beh, le BD sono emozioni allo stato puro. Nuota fino a qui e guarda dritto verso di me. Ottimo. Bene, il segnale è chiaro. Devi solo aiutarmi con alcuni check di base. Devo calibrare l'equipaggiamento. Per prima cosa, sensori di movimento e scroller. Nuota intorno a me, per favore. Movimento calibrato. Ora avvicinati. E ora sound check. Canticchia una canzone, tu devi dirmi il titolo. Mi senti? Ma io ti sento bene. Serve una gamma tonale più ampia, i livelli devono essere perfetti. Non so che canzone sia, ma l'ho sentita. Faceva tipo così. Bene. Siamo perfettamente sintonizzate. E hai del talento, ragazza. D'accordo, dovrebbe bastare. Adesso siamo... sincronizzate. E adesso? Ora arriva il pezzo forte. Preparati. Prendi questo e tieniti forte. Si scende! Incredibile. Che cos'è? La nostra Atlantide privata. Si chiamava Laguna Bend. Fino a 15 anni fa qui ci vivevano delle persone. Cos'è successo qui? Perché è stato sommerso? Perché qualcuno ci ha guadagnato. Hai qualche legame con questo posto, giusto? Giusto. Sono cresciuta qui. Non sono più tornata da quando Laguna Bend è stata cancellata dalle mappe. Perché mi mostri tutto questo? È importante per me. Sento che sarà perfetto per il mio esperimento. Perché dovrebbe essere perfetto? Spero che tu sia in grado di registrare tutto il casino di emozioni che questo posto suscita in me.
Che ti piaccia o no, avrai una reazione a quelle emozioni, ed è quello che voglio catturare. Grande. Diamoci dentro. Ho visto questo momento non so quante volte nella mia testa. Ci ho messo anni a trovare il coraggio per tornare. Perché non sei venuta prima? Buona domanda. Potrei dirti che non avevo tempo. Equipaggiamento, non era il momento giusto. La verità è che l'idea sembrava strana. E poi non volevo venire qui da sola. O con una persona a caso. Di Flo, il migliore della città, nonché l'unico. Gli hamburger non erano granché grossi, oleosi. Naturalmente la penso così adesso. Allora erano la cosa migliore che avessi mai mangiato. E la porta accanto, lì ci abitavo io, insieme ai miei nonni. Fammi solo sapere quando vuoi proseguire. Questa sembra caduta dal tuo ristorante preferito. Vediamo. Per te l'infanzia sapeva di sushi con il riso vero. Te ne riempivi la bocca e facevi finta di essere un gigante. Le riunioni di famiglia erano belle. A volte avevamo persino del vero pesce. Preferivo quello sintetico, però. Quello vero puzzava troppo. Strano posto per una fotografia. L'acqua l'avrà trascinata dalla casa di qualcuno. Distingui qualcosa? No, non molto. C'è qualcosa? Pare una vecchia macchina fotografica. Una DP350. Un pezzo d'antiquariato. Ti piace? Stai scherzando, è magnifica! Bastone da hockey. C'era una pista da pattinaggio? Magari. Giocavamo a hockey sui rollerblade. Sbrigati, Alvarez. Stiamo perdendo per colpa tua. Arrivo! Comunque sono spacciati. Allora, uscirai con me? Scusa, devo andare. Mi chiamano. Che ne è stato dei tuoi? Mio padre non c'è mai stato. Mia madre è morta che ero piccola. La ricordo a malapena. Ho ancora una sua foto, ma è come se fosse una sconosciuta. Judy, Judy, senti come puzzi. Alvarez è così povero che non ha nemmeno i genitori. Cos'è stato? Quelle voci? Voci? Io non sento niente a parte te. Com'era vivere con i tuoi nonni? Che tipi erano? Nonno aveva il dono per la tecnica. Mi ha insegnato tutto quello che so. E le storie che raccontava non mi annoiavano mai. E nonna era lunatica. Amorevole un secondo, glaciale quello dopo. Lunatica, eh? Capisco molte cose. Un tratto di famiglia? Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Continuiamo, Judy. Signor sì, capitano. Seguimi. Stiamo cercando qualcosa di particolare? No, non mi dispiace cercare in giro, però. Ho delle sensazioni interessanti. Sembra di essere fuori dal tempo, come in una palla con la neve. Poi possiamo vedere che cosa c'è oltre. Thank you.
Difficile immaginare una cosa più fuori posto in un mondo sommerso. Una bottiglia d'acqua? Bella, Judy, bella. Ammetto di non capire perché abbiano lasciato qui le auto quando dovevano andarsene. Ehi, ma quanti anni mi dai? Questi vecchi scassoni hanno più di mezzo secolo. Quando ero alta così erano già qui. E non erano in condizioni migliori. Ottimo nascondiglio per giocare a Max Tuck e per i maniaci, però. Vediamo che c'è più avanti. Bene, voglio mostrarti una cosa. Non hai idea di quanto è strano nuotare qui. Dove scorrazzavi da piccola? Dove passavi le tue giornate? Posso quasi immaginarlo. La chiesa non è cambiata. È sempre sembrata vecchia, come se fosse arrivata dallo spazio. Anche le campane erano crepate. Avevano questo suono strano, sbagliato. Buffo, non me lo ricordavo fino a un minuto fa. Adesso le posso quasi sentire. Non so come sia possibile, ma credo di sentirle anch'io. Sul serio? Puoi sentire i miei ricordi? Deve essere un effetto collaterale. Ah, chiusa. Che peccato. Possiamo cercare un altro ingresso? Accomodati. Ti piaceva andare in questa chiesa? Non sono mai andata in chiesa. Non le ho mai dato importanza. Mi ci sono trovata. Non so se mi spiego. Quando abbiamo saputo che Laguna Bend sarebbe stata allagata, la gente ha cominciato a organizzare qui le proteste. Avete ottenuto qualcosa? Guardate attorno. Ho trovato un ingresso. Possiamo entrare di qui senza pericoli. Arrivo. Mi sono infilata qui una volta quando non c'era nessuno. Ero davanti all'altare e cercavo di immaginare cosa passasse per la testa del prete mentre guardava la gente. Allora mi chiedevo davvero come potesse leggere i pensieri delle persone, sapere tutto di loro. Poi ho gridato più forte che potevo per sentire come suonava. Ti sento sempre peggio. Eh? Io ti sento benissimo, va tutto bene? Ti prego! Oh, cazzo! Grazie al cielo sei viva!
Cos'è successo? Sei svenuta. Come hai fatto a tirarmi fuori? Non lo so, non ci ho pensato. Ho fatto quello che dovevo. Ehi, attenzione, fa piano. Quindi stai dicendo che mi hai salvato la vita. Grazie. Te l'avevo detto che immergersi nei rifiuti tossici sarebbe stata una cazzata. Ma figuriamoci se mi ascolti. Rifiuti tossici? È il tuo costrutto? Tu l'hai sentito? Beh, sentito è una parola grossa. È come se fosse apparso nella mia mente. Un pensiero né mio né tuo. Per favore, ignora le sue chiacchiere. È una relazione complicata. Cosa vi preoccupo a fare? Non dovresti tornare in città subito. Anch'io sono a pezzi, non ho la minima voglia di guidare. Rimaniamo qui stanotte. Che ne pensi? Rimaniamo dove? Vuoi accamparti sulla riva? No. Lì. Il nostro cottage per oggi. Che ne dici? Va bene. Perché no? Di chi è il cottage, quindi? Conoscevi il proprietario? Uno dei nostri vicini non voleva andarsene da Laguna Bend. Gli sbirri l'hanno letteralmente trascinato fuori di casa prima che arrivasse l'acqua. Allora si è costruito un'altra casa il più vicino possibile, ma poi si è ammalato. L'acqua era molto più tossica allora. Devi essere congelata. Metto su un caffè. Come lo prendi? Zucchero, 2. Dura fuori, ma dolce dentro. Bah, ho dimenticato di accendere il generatore. Un generatore. E poi? Una jacuzzi? Sauna finlandese? No, ma c'è dell'acqua corrente. Ci penso io. Tu non preoccuparti. E chi si preoccupa? Avresti potuto sintonizzare meglio i trasmettitori di onde emotive. Un paio di volte mi ha inviato impulsi molto forti. E luce fu. La tua piccola spa apre al pubblico. Sta attenta. Certo, lo farò. Merda. Judy. Cos'è stato? Non ho capito che hai detto. C'è qualche problema? No, niente. Stai pensando a Evelyn? Il Klaus è andato a puttane. I bestioni dei Tiger Claws si sono vendicati sui romi. C'è stata una sparatoria. Tom è morto. Roxanne se l'è cavata per un soffio. Il locale è chiuso fino a nuovo avviso. Preferirei non parlarne. Non volevo dirtelo. Volevo che fosse il nostro giorno. Lo è, infatti.
Vuoi sederti un po' con me? Ecco il tuo caffè. Giorno, finalmente. Quindi, ieri, che cosa è successo esattamente? Non te lo ricordi oppure vuoi che ti rinfreschi la memoria? Sai bene cosa voglio dire. Che cosa ha significato per te? Pensaci. Voglio dire, spero sia stato l'inizio di qualcosa di bello. A meno che tu non la veda diversamente. A volte sai essere davvero scema. Hai rovinato i miei piani, lo sai. Volevo lasciare Night City per sempre. Avevo già fatto i bagagli. Ma ora penso di voler rimanere. Oh, immagino che dovrò farmi perdonare, no? In effetti sarebbe appropriato. Dammi la mano, Vi. Fatto, congratulazioni. Ti ho dato il pieno accesso al mio appartamento. Wow. Mi stai chiedendo di trasferirmi? Se è quello che vuoi. O fai un salto ogni volta che ne senti il bisogno. Non so proprio cosa dire. Nessuno ha mai fatto una cosa simile per me. Dimostra una grande fiducia. Vuoi andarci ora? Se vuoi, fa pure. Io me ne starò qui un paio di giorni prima di tornare. Ci vediamo, Judy.
Thank you.